Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, bentornati su Satisfactory. Allora, ho preparato uno schema con un po' di cose da fare per passare al livello successivo, ovvero queste sono le strutture, le fabbriche che devo fare oggi. Una fabbrica per la lamiera intelligente, una per la struttura polivalente e una per il cablaggio automatico, che andranno tutte nell'ascensore spaziale, e inoltre le parti che servono per far questi saranno anche da avanzo per il resto della costruzione. Dopodiché devo rifare l'acciaieria e qua il rame devo fare le fonderie di lega di rame, ovvero visto che tanto ne ho e la fabbrica che sto costruendo adesso per fare tutta questa roba qua. In teoria potrei addirittura raddoppiarla perché ho molto più ferro di quello che serve, ma per ora la lascio relativamente piccola. Però ho molto più ferro di quello che mi serve, quindi posso permettermi di usarne per raddoppiare la mia quantità di rame, visto che questo è l'unico nodo di rame che ho a disposizione al momento, e per fortuna è normale, quindi produce un bel po', e l'altro più vicino è là sopra, eh? Non è neanche tanto lontano effettivamente. Allora, però per ora teniamo le cose da concentrate, perché sì, potrei raddoppiare quello che sto producendo effettivamente, perché ho fatto i conti e per tutto quello di cui ho bisogno di 120 lingotti di rame, e poi ne produrrò 240, 290 di lingotti d'acciaio, e penso che ne farò ben più di 290, 250 di cemento. Ah, giusto, devo fare anche la fabbrica di silice. Ecco, quindi devo fare anche questo. 162 e qualcosa di ferro, quindi diventerebbe un 320 e qualcosa. Volendo ce li ho. Dieci al minuto mille diviso 10 sono 100 minuti. No, ok, va bene così. O avrò tempo per allargare di molto quando avrò le strutture, soprattutto più energia. Quindi iniziamo col costruire qualcosa. Iniziamo dalla lamiera intelligente, che la mia lamiera intelligente ha bisogno solo di... No, no, aspetta. Iniziamo dalla struttura polivalente. Perfetto. Aspetta. Perché mi devo studiare un attimo il layout. Se qua faccio il rame poi arriva qua. E il rame lo uso per il filo, uso la lega di ferro, il filo di ferro come ricetta, ma per il cablaggio automatico invece uso la ricetta normale. Quindi ho bisogno di 12 costruttori per fare il cavo, e il rame deve restare qua vicino. Quindi qua. Allora iniziamo dal cablaggio automatico. Perfetto. Quindi ho i progetti, tra cui ne ho anche creato una versione migliore e avanzata delle fucine. Questo lo userò poi nell'acciaieria. Quindi ho bisogno di 12 costruttori. Quindi
Allora, il rame arriva di qua, quindi ne metto, ho bisogno di spazio per sistemare tutti il passaggio dei vari cavi e non. Perfetto, quindi uno così. Poi ne ho bisogno di uno che in teoria potrei semplicemente farlo così. Perché ho bisogno di 8, 6, no, devo per forza fare così perché non mi bastano i... Ok, allora così per forza, perché ancora una volta sono limitato dalla velocità delle mie... delle belt, del nastro trasportatore. Però questi due di rame... poi vanno in questi costruttori che faranno il cavo per il cablaggio automatico. Dopodiché avrò bisogno solo di ne posso fare, no, ne faccio tre. Va di qua, quindi bisogna comunque di spazio e lo faccio mettere qui. Così tolgo un assemblatore e questi diventano il cablaggio, perfetto. O meglio, questo è, sono il filo e il cavo per il cablaggio. Dopodiché ho bisogno di un assemblatore che faccia gli statori. Quindi gli statori ne avanzeranno, quindi ho bisogno di mettere lo statore qua. Così entrano dall'altro lato, non importa, lo faccio rialzato, lo faccio passare da sopra, o questo lo faccio passare da sopra, in qualche modo me li sistemo. E ho bisogno di una fucina per il tubo modulare, che poi andrà anche da un'altra parte. Una fucina che produce tubo modulare, che ha bisogno di due costruttori che posso fare attaccati qui così, che mi facciano il filo di ferro, perché qui utilizzo il filo di ferro. Prima devo sistemarlo un secondo. Allora, perché qua poi andrà il cemento. Il cemento lo faccio sotto. Lo faccio al piano di sotto. Quindi quelli insieme all'acciaio che arriverà dall'acciaieria li faccio salire da sotto. Perfetto. Dopodiché, ora che ho quel problema risolto, devo fare a questa altezza, perché lo faccio passare da qua, da lì il filo che arriva, il ferro che arriva anche di qua, questi due di filo di ferro che poi proseguiranno così e andranno lì diritto così, perfetto.
E con l'eccezione che mi servirà l'acciaio, quindi poi faccio l'acciaieria, prima faccio tutto, poi faccio partire quasi tutto insieme. E adesso devo solo regolare un secondo quale cose, ma dovrebbe risultare in un qualcosa simile a questo, che dovrebbe generare le 5, dovrebbe fare 5 nome. Ecco, dovrebbe fare 5 cablaggi automatici al minuto. Cavo, filo, cavo, statore che ne avanzano, tubo d'acciaio che ne avanzano, e ci conto qui, poi andrà. Lì c'è un po' di spazio apposta per fare il collegamento con il resto del fabbrica. E questo è il filo di ferro. E quindi il cablaggio automatico è fatto. Perfetto. Dunque, adesso abbiamo fatto la fucina con il tubo, quindi facciamo la prossima fabbrica che avrà bisogno del tubo. No, perché la lamiera intelligente ha bisogno anche della roba che ne esce dal telaio, dalla struttura polivalente, quindi facciamo quella. E quello non era attaccato. Ah sì, perché tu non ti ho ancora scritto cos'era, che tu mi devi fare gli statori. Perfetto. Allora, quindi struttura polivalente, struttura polivalente. Allora, ho bisogno di 3 assemblatori che facciano il telaio modulare, 3 costruttori che facciano barre di ferro e 2 assemblatori che facciano la piastra intrecciata, quindi 2 costruttori per piastra di ferro e 4 costruttori col filo di ferro. Dunque, quindi ho bisogno di un totale di 8 costruttori, il che vuol dire che devo usare 2 di questi collegati tra di loro. Quindi qui, per recuperare spazio, potrebbe valerne la pena buttarne uno qua, forse, ma no, non così, non così, non così, non così. Dovrei mettermi nelle cose rapide. Allora, questo va così. E vediamo un po', hai bisogno di spazio per far passare qui il cavo, il cosa, e ne hai bisogno di farlo passare anche di qua. Così però potresti andare bene. Ok, allora questi sono i primi 4 che mi servono per il filo di ferro. Che passerà quindi arriva dal di là, quindi passa di qua il filo, cioè il ferro passerà qui così e poi scenderà giù di là. Ok, quindi più o meno a questa altezza posso fare gli altri, e qui ho bisogno di più filo rapido. Per fortuna mi sono industriato e sono andato a recuperare un po' di caterium per fare questo mini setup temporaneo, per avere il caterium per costruire. Quindi
Allora, ho quasi tutto quello che serve qui, perché qua adesso ho bisogno di. Allora, così, qui ne ho bisogno di 3 che mi facciano la barra di ferro e 2 che mi facciano la piastra intrecciata, quindi c'è 2 che mi facciano le piastre di ferro. Quindi qua ho bisogno dello spazio per farlo passare, quindi facciamolo così che è comodo. E cancello questi due in maniera temporanea. Perfetto. Fammi riparare il buco. Ma questi due saranno la piastra di ferro e adesso ne faccio accanto gli altri 4 che saranno poi 3, perché anche lì ne cancello uno. Sì. Perfetto. Così va bene. E quindi cancello questo qua. Perfetto. E questi saranno invece il filo di ferro che insieme alle piastre andrà a fare le lamiere rinforzate, che le piastre intrecciate, che ne vuole 2, quindi anche qua questa, di nuovo questa triplo assemblatore è esagerato, ne arrivate dal di qua, quindi li posso mettere così. Posso mettere così, ma più avanti perché qua deve passare materiale. Perfetto, ancora una volta se ne si elimina un paio. Maledizione. Perfetto. Dopodiché questa è la piastra intrecciata che andrà a 3 assemblatori per il telaio modulare e ho bisogno di detto 3 costruttori che facciano la barra di ferro. No, questi sono i quattro. Quelli sono i 3 costruttori della barra di ferro, maledizione. Allora devo spostarli un attimo. Perché? Ups. Allora, questi assemblatori possono spostarsi più in così. Perché ne arriva il loro filo arriva da qua. E le loro piastre arrivano da qua, quindi ho bisogno di spazio così per far passare il tutto. Perfetto, ora è nella direzione giusta, fantastico. Non a progetto, ma predefinito, ecco qua. Perfetto, tutto libero. E questi qua sono le 3 barre di ferro che insieme a queste piastre intrecciate devono andare nei 3 assemblatori per
il telaio modulare. Che posso a sto punto mettere a questa altezza qua. Perfetto. Questi sono il telaio modulare e ho bisogno di due fucine che facciano le trave modellate. Le travi modellate, quindi devo prendere qua le tre fucine. Fammi salire, grazie, che devo vedere dall'alto per come sistemare le cose. I tre fucine, a cui ne toglierò una, ovviamente. Toglierò questa qua stavolta. Così arriva più o meno, ecco, così sono alla stessa altezza, perfetto. Quindi voi avrete bisogno dell'acciaio e del cemento che faccio al piano di sotto. Quindi ho bisogno di un tubo qua e un tubo qua. Uno che sia a questa altezza qui e uno così. Perfetto. Dopodiché diventano due assemblatori per la struttura polivalente che faccio qua in mezzo. Uno. E mi manca il cavo. Non ci credo. Ah, comunque il risultato finale, una volta tutto collegato, dovrebbe essere dissimile a questo. Ta-dan! Così dovrebbe essere tutto a posto, con anche un po' di spazio per continuare a espandere e per sistemare tutte le cose come si deve. Arriva tutto lì dentro, poi da lì farò i collegamenti all'ascensore spaziale, che potrei magari decidere proprio di spostare. Adesso che ho finito la struttura polivalente, eccola qua, seleziona colore verde, perfetto. Adesso devo finire la lamiera intelligente. La lamiera intelligente prende roba in eccesso da queste due fabbriche, quindi è leggermente più, cioè, ha meno roba da fare, perché ha bisogno solo di un costruttore per il filo di ferro. È l'unica cosa di cui ha bisogno. Quindi faccio qui un po' separato il costruttore di filo di ferro, che va in un assemblatore per il rotore d'acciaio. Quindi così, perché poi devo far arrivare i tubi d'acciaio dal di là. Quindi rotore in acciaio, e il rotore in acciaio insieme alla piastra intrecciata che ne arriva da là in fondo, che ne arriva da qua, questa piastra rinforzata che divido, oppure lascio semplicemente continuare da qua, insieme a questa roba qua
diventa un altro assemblatore. No, due assemblatori della mira intelligente. Quindi uno così e uno così. La mira intelligente e la mira intelligente. Quindi adesso per finire i collegamenti. Ah, no, 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 no. Ok, no, ne servono due allora di questi. Ho leggermente sballato il conteggio del ferro, ma non particolarmente. Quindi voi di nuovo altro collegamento, poi questo ferro ne arriva dal di qua, quindi mi conviene smezzarlo in questo modo. Mi sistema un po' meglio lo spazio. Perfetto. Ah no, qui è da dove ne arriva. Ok, no, niente, sono un idiota. Ho fatto tutto sbagliato. Andava giusto come era prima. Perfetto. Dopodiché l'unificatore entra così. Qui deve arrivare il tubo d'acciaio. Allora, il tubo d'acciaio ne arriva da questo. Quindi devo farlo girare da così, ma a sto punto viene meglio farlo passare di qua. Che arrivi di lì, quindi glielo faccio alzare, molto semplicemente. Dunque, vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Faccio un separatore a... altezza, però non lo faccio alto 2, lo faccio 1 2, così è più alto e può arrivare giusto giusto fin qua. Giusto fin qua in mezzo, quindi qua in mezzo ci devo far arrivare qua, quindi questo potrebbe arrivare qui così. No, più avanti. Bisogno di andare più avanti un po' a questa altezza qua. 1 2, leggermente sullo stortino, ma d'altro canto bisogna sapersi arrangiare. E ora perfetto. Forse sarebbe meglio metterci il soffitto e farlo attaccato al soffitto, così viene più bello. Va bene, così va bene per ora. Avrò modo di sistemarlo. Quindi tu sei i rotori che vanno qua dentro. Ne avanzano anche, volendo. Quindi adesso voi avete bisogno di il rotore, la piastra di ferro rinforzata. La piastra di ferro rinforzata ho già detto che ne arriva da qua.
con abbondante avanzo. Quindi faccio... E qua faccio il primo separatore, lo faccio qui così, il secondo non serve. Questo andrebbe un pelo più indietro. Oh, che cosa brutta. Anche così va bene. Perfetto. E voi quindi vi unite in questo. Troppo, troppo vicino. Perfetto! E quindi adesso l'unica cosa di cui ho bisogno è collegare tutto e portare qua l'acciaio e la silica, perché per fare tutto il cemento di cui ho bisogno voglio usare la ricetta del calcestruzzo fine, questo qua, che utilizza un po' di silica per fare una tonnellata di calcestruzzo. E ne devo fare 3 di questi lì sotto. E userò questo, quell'altro cemento là e quello normale che è lì dietro. Oppure potrei semplicemente overclockare uno di questi. Potrebbe essere un'idea. Ma ho anche bisogno di andare fino qua dove c'è la silice. E voglio farlo passare da qua il trattore, invece che da qua in mezzo. No, qua c'è gas velenoso, quindi mi conviene cercare di farlo passare per di qua. Oddio, ci passo una volta dal gas velenoso qui, non è un problema. E devo upgradare il cemento. Però te per ora sei a posto. Ho sbagliato il colore di verde in almeno uno di loro, ma non è un problema. Quindi fabbrica di silicati, fonderia in lega di rame o acciaieria? Direi che è meglio se vado a fare l'acciaieria, perché poi ho bisogno dell'acciaieria, mi sembra, per poter... No, vi posso fare già adesso le stazioni dei camion, ma per farlo ho bisogno comunque del carbone che è lì. Lì di carbone però ce n'è uno solo. Quindi dovrei ridurre leggermente la quantità di acciaio che produco per avere il carbone per far andare avanti tutti i camion che poi avranno le stazioni qua sotto. E le stazioni qua sotto non vanno necessariamente bene perché non è molto alto. L'ho fatto un po' basso, ma di qua dove vanno il cemento e l'acciaio, qua dove va il cemento e l'acciaio. Quindi ho bisogno di fare qualcosa di discretamente grosso qua sotto. Quindi il cemento, quindi l'acciaio dovrà arrivare dal di qua e la silice dovrà arrivare dal di lì. Sì. Ok, va bene. Intanto recupero materiali e andiamo a sistemare l'acciaieria una volta per tutte. Allora, eccoci qua. Ho iniziato a liberare e a svuotare tutte le belt, tutti i nastri trasportatori.
per ripulire un po' la zona. Ho fatto l'upgrade a tutte le trivelle a Mark II. Adesso aspettano solo il coso. E ho già iniziato a sistemare un paio di cose. Allora, per caricare tutto quello di cui ho bisogno di 300 lingotti d'acciaio. 300 lingotti d'acciaio sono 5 fucine che richiedono 200 carbone. E questo ne produce 240. Quindi potrei fare 6 fucine o quell'extra di carbone verrà poi reindirizzato qua in fondo qui, dove faccio la stazione. Così ne faccio due. Una per il carbone, che andrà a distribuire il carbone in un centro logistico centrale da cui rifornirà tutti i trattori e tutti i camion che andranno in giro, e una stazione che sarà effettivamente per i lingotti d'acciaio, perché ne produco comunque 300 al minuto, non sono pochi. E qui ho fatto un piccolo setup per iniziare a utilizzare i tubi e le travi che avevo accumulato finora per fare un po' di travi in cemento armato che mi servono per fare le trivelle Mark II. Quindi quello sarà a posto per ora. Quindi voi non mi servite. E qua ho già messo pronto per prendere il ferro le 8 fonderie. Me ne servono 6,6 fonderie per ottenere i 200 lingotti di ferro per l'acciaieria. Ma a sto punto tanto vale farli tutti, tanto questi sono altri 240, quindi andrebbero giusti giusti. Questi sono 3 per 8, andrei che fa più giusto giusto 240, li devo solo sistemare così che tutte le fucine facciano effettivamente ferro. Là e là. Il comando rapido è CTRL C, CTRL V per copiare le impostazioni in questa maniera così veloce. E adesso qua il ferro, i lingotti passeranno di qua e arriveranno qua. Allora, quanto sono grandi il fatto è che ho fatto questo 6 fucine apposta per poterlo fare così in un blocco solo. E effettivamente penso di poterlo fare comunque, eh. Penso di poterlo utilizzare comunque questo blueprint, semplicemente ho bisogno di tenerlo così. Ok, così può andare. No, continuiamo a fare spazio così. Perfetto. Teniamoci lo spazio per fare le cose. E a questa altezza che entra la roba, giusto? Perfetto. Qui entrano ferro e carbone, qui esce acciaio. E l'unica cosa quindi che devo fare è eliminare una fucina. Così adesso qua sopra ci sono 5 fucine.
L'ho fatto sbagliato questo blueprint, avrei dovuto farlo in maniera ben diversa per renderlo utilizzabile, cioè per renderlo utilizzabile comodo, quindi diamo un attimo una sistemata, perfetto, da qui esce quindi l'acciaio. Andrà di qua verso la sistemazione. Qui il ferro invece è a questa altezza qua, quindi questo è perfetto. E invece carbone fa questo giro qui. Oh no, qua al contrario. Ok, questo è giusto. Ok, sì, è giusto così. Ah, questo al contrario. Oh, che scemo. Quanto sono deficiente quando ho fatto questo blueprint, ho fatto che entrano da due lati diversi. Ho fatto questo progetto e ho sbagliato a mettere. Ah, no, niente, lo dovrò rifare. Lo dovrò rifare, ma per ora questo va bene così. Maledizione. Ok. Tu vai avanti così, ma tu non vai così, tu vai così, perché qua ho bisogno del separatore. Una parte del carbone va di qua e una parte del carbone va su, e il resto del carbone va all'altro camion, che lo farò qui. Qui faccio la stazione del carbone, e il camion che andrà a distribuire tutto il carbone di là. Tanto non servirà tantissimo per i camion che mi servono. Perfetto. Ok, quindi qui poi lo rendo un po' più bello. Ho bisogno quindi di fare solo tutti i vari collegamenti elettrici per sistemare un attimo. E dovremmo essere quasi pronti a partire. Allora, voi ne arriva, tu ne arrivi da lì, l'energia. Quindi sì, carino così, non lo voglio il... non voglio la cosa da muro. Bello che lo faccia in automatico, ma non mi serve. Quindi tu vai qui così. E tu vai qua. Tu andrai a collegarti qua. Tu ti colleghi qui. Perfetto, perfetto, perfetto. Poi tu ti ricolleghi a questi e adesso devo solo collegare loro. Allora, il ferro deve arrivare da qua. Quindi ho bisogno davanti a questo qua un unificatore. Tu vieni qui. Perfetto. Ora, l'unica cosa che manca da collegare è qua a fondo.
te, che puoi andare qui sopra e lì. Perfetto, qui il carbone sta andando, qua il ferro sta andando, perfetto. Ce ne sarà di disavanzo, ma non è un problema. Quindi iniziamo col far partire l'acciaieria, perché ho bisogno poi dell'acciaio di là e ho bisogno di vedere che questi vadano effettivamente bene. Quindi vai con le acciaierie, col lingotto d'acciaio massiccio. Ora bisogna solo aspettare il carbone in arrivo, eccolo qua, 240 al minuto, dovrebbe far scaldare l'intero sistema bello velocemente. Perfetto, così sta iniziando tutto ad accumularsi come si deve. Ora devo solo fare i due setup per le per i camion. Quindi iniziamo da questo. Allora, quanto è grande una struttura da camion? Non è molto piccola, ho bisogno di spazio. Quindi se la faccio così, queste noci le posso ignorare. E quindi voi diventate più, non ci va, ok. Scusate, grazie. Qui ci sono dei lavori in corso. Ecco. Allora, qui adesso dovrebbe esserci abbastanza spazio per fare la stazione dei camion. Oh, ciao Ada. Fixit reminds you to drive vehicles accurately through a truck station's dock area while recording a path. This ensures it will connect properly once everything is automated. The truck station can be set to load or unload and can also refuel vehicles. Unlike some pioneers, truck stations care about saving humanity. Grazie Ada di ricordarmi sempre che non sono adeguato in quanto mero umano mortale. Allora, quindi te devi salire qui così. Perfetto. Così i 40 di... aspetta. Ecco. Così qua ne prende meno e va comunque qua come principale. Certo, lì dovrebbe accumularsi, però facciamo un po' come si deve, va? Ok, qua quindi c'è tutto. Ottimo. Qui ho ancora una tonnellata di roba. Tanto ho tubi e travi in eccesso per fare questi anche a casa, quindi per ora direi che voi potete anche smettere un attimo. Allora, ho bisogno adesso di fare a questa altezza qua
quella che è la stazione per l'acciaieria. Quindi di nuovo. Ho bisogno di fare le rampe. Bisogna anche di più cemento, ma quello lo posso sistemare dopo. Tu vieni. Così. Il camion va qua sotto. Qui ho decisamente bisogno di più cemento per costruire di più, ma una volta fatto tutto dovrebbe risultare qualcosa di simile a questo, ovvero un iniziale setup di base. Questo è il camion dei stazione ricevimento carbone. Questa è stazione ricevimento acciaio. Acciaio, perfetto. Quindi adesso, qua ho anche preparato il sistema del del cemento, solo che avrò bisogno di più calcare di quello che pensavo, perché sono 60x5, non 60x3, quindi sono 300, quindi avrò bisogno di questo e di quello e di, e forse di overclockarne un po', ma è una cosa gestibile per il momento. E qua è da dove arriva l'acciaio che poi viene distribuito. No, penso al contrario. Ok, perfetto, ora va meglio. Quindi qua ci va il separatore che va messo così. No, va messo al contrario. Scusa un secondo, ma ecco, meglio. Allora, dicevo, separatore, così. Perfetto, quindi va. Perfetto, così adesso qua c'è tutto il, c'è l'acciaio, c'è il cemento. E qua è la stazione di ricevimento quarzo. Quarzo e prodotti del quarzo, tipo la silice, si accumuleranno qua. E da qui andrà meglio se va così, perché poi qua ci butto il cemento che arriva dal di là, dal lato. Ok,
quindi devo smantellare te, devo smantellare te, devo smantellare te. Te ti devo smantellare, devo sistemare tutta questa roba, devo smantellare tutti voi e ridistribuirvi un po'. Dopodiché andiamo a sistemare la base del quarzo e l'acciaieria è fatta. Perfetto, manca la fonderia del rame qua e però più importante di tutti la fabbrica di silicati. Quindi adesso andiamo a fare quella. Allora, qua ho portato l'energia e qui c'è il... ciao! Il quarzo. Ehi, ehi. Allora, qua c'è il quarzo, ce n'è uno qua. Normale. Ce n'è uno... non molto più in là. E c'è questo qua, quindi... ce ne sono tre, tutti relativamente vicini. Uno normale, uno impuro e uno qui sopra che, se non sbaglio, un altro impuro. No, uno puro. Questo è tantissimo quarzo, allora. Non posso costruire molto su tutta quest'acqua, ma posso, eliminando voi, ecco, liberare un po' la zona. Allora, non è necessario per demolire tutto quello che dovevo demolire, e tutta quest'acqua è molto utile, anzi è abbastanza profonda per poterci fare degli estrattori qui. Questo è molto comodo per alcune belle ricette. Quindi le fondamenta devono essere a questa altezza. No, a questa altezza. Ottimo, quindi farò a questa altezza la fabbrica. Ottimo, ottimo. Fammi sistemare il modo per salire e scendere. Ottimo, perché ci sono alcune ricette che permettono di creare i prodotti del quarzo usando l'acqua. Quindi, se c'è acqua, è sempre utile usarla. E il trattore va qua, perché è qui che si farà la base. Ok, quindi... e così. Ottimo, così poi finisco di demolire tutto quello che va demolito dopo. Così va bene. Perfetto. Assolutamente perfetto. Quindi per ora mi interessa solo la silice. Quindi verrà fuori che sono solo un tot di costruttori. E tra l'altro di silice me ne serve cosa? 15x5. 15x5 fa meno di 60. Quindi verrà fuori una fabbrica più o meno tipo questo. Un semplice setup. Metà fa la silice che andrà via, metà fa il cristallo di quarzo che al momento non mi servono, quindi andranno nel sink per un bel, nel trasmutatore per un bel po' di punti,
ma nel caso servisse posso sempre venire a prenderli. E l'unica cosa che manca, adesso che è tutto collegato qua, è di attaccare il nodo. Alla fine ho usato quello puro perché ho scoperto, ho notato che la silice e il cristallo di quarzo utilizzano quantità complementari di quarzo. 37,5 più 22,5 fa 60. Quindi 60, 120, 180, 240. Quanto quello produce? Quindi viene preciso, preciso, preciso. Poi mi metterò a tagliare tutta questa verdura. Adesso l'unica cosa che resta da fare prima di iniziare a far partire tutti i vari setup è quello di iniziare a far partire qua. Quindi ho bisogno di darci il carbone. Ok. Così va. Ora avvia registrazione. E iniziamo a registrare il primo percorso. Devo registrare questo, che è il percorso della silice. Poi devo registrare quello del carbone e quello dell'acciaio. Dopodiché dovremmo essere a posto. Quindi, una volta dopo aver aperto il menu di registrazione, basta fargli fare la strada. Purtroppo va fatta fisicamente. E questo sarà il primo. Quindi si arriva fino alla stazione di ricevimento del quarzo. Non ho cancellato ancora questi affari qui, maledizione. Però arrivo qua. Aspetto un attimo per fare il nodo di pausa. Adesso lo faccio rigirare. Poi dovrò togliere quella roccia usando un obelisk se riesco. Ma adesso la cosa importante è che va e consuma decisamente poco carbone nell'andare. Il che è ottimo perché non ne produco tantissimo. Quindi dovrebbe essere sufficiente a far andare tutto senza che mi esploda niente. Al limite posso sempre mettere un paio di power shard nel nodo di carbone. Con qualche cristallo energetico produco di più e quindi posso cercare di aumentare la produzione. Quindi si va di qua. E ta-dan! Fatto! Perfetto. Ora te avrai solo bisogno di farti partire. E questo nodo non dura un secondo, ne dura 20. 20 secondi. Dopodiché poi ti faccio partire. Ora vado a fare anche gli altri percorsi e noi ci rivediamo quando è ora di far finalmente partire l'intero setup, tutta la fabbrica, e vediamo di farla partire tutta insieme e vediamo che cos'è che esplode. Mi stavo dimenticando una cosa bruttissima, la fonderia per la lega di rame. Quindi te sei a posto e ho iniziato a far partire i trattori, specialmente quello del carbone, così inizia a distribuirsi dentro le stazioni dei camion. E
quello dell'acciaio. Ora, stavo andando a far partire l'altro quando mi sono accorto che... niente rame. brutta cosa. Specialmente perché voi... E voi avete bisogno di una tonnellata di rame. Quindi, ups. Quindi, ho bisogno di fare le fonderie del rame. Allora, la ricetta che voglio usare è... Dov'è? Come ho già detto, questa qua, il lingotto in lega. Ne posso fare due e qualcosa, che è quello che mi serve. Ne faccio comunque tre, che poi distribuisco, quindi progetti, tre fucine. Vediamo un po' dov'è l'uscita delle fucine, è in questa direzione. Ok, quindi vi posso tenere così, uscite di qua e vi dirigete in verso di là, perfetto. Il primo in questa direzione, quindi così sembra andar bene, perfetto. Tu ne produci 120. Perché sei già una trivella Mark 2. Un nodo normale ne fa solo 120. Ok, va bene. E quello che... Ups. L'ho fatta... Al contrario. Il che vuol dire che esce per di qua. E quindi, visto che l'altezza è questa, deve... stare qua così. Ok. Quindi, allora, per prima cosa... No. Assolutamente no. Meglio. Dopodiché serve... Servite voi qua, che avete bisogno di voi così, perfetto, quindi c'è di nuovo lì qua, perfetto. Ora attacco il rame, cioè il ferro qui. Questa era l'ultima cosa che mi stavo per dimenticare, il che non è buono. Perfetto. Quindi quasi giusto, quasi. Ha bisogno di un po' più di... giusto un pelo più di spazio. Però un altro modo per salire, quindi... sì, non è esattamente allineato, ma... ma pazienza. Quindi... lingotto in lega di rame. Lingotto in lega di rame. Ora devo collegare solo tutto all'energia elettrica. Quindi voi qua. Devo collegare poi te. E devo collegare voi. Perfetto. Ecco,
facciamo ripartire quella fabbrica lì. Se non servi. Perfetto. Lì sta andando. Ora è tutto collegato. Anche le fonderie in leghe di rame sono pronte. Sì, ho assolutamente sbagliato alcuni colori. Pazienza. Ora dobbiamo solo far partire tutto. Quindi iniziamo col collegare l'acciaieria. Allora, la produzione di carbone è già a posto. L'acciaieria deve andare. È già tutto, già quasi tutto collegato come deve stare, quindi l'acciaieria sta iniziando a partire, quindi l'acciaio andrà a disposizione delle macchine per la fabbricazione dell'acciaio. Lì il carbone sta già andando, lì il sistema è già tutto pieno fino all'orlo e sta distribuendo il carbone agli altri trattorini. Wow. Sono da fare accendere anche. Non bisogna solo dargli energia. Perfetto. Poi, se non sbaglio, tutto in base è già attaccato. Quindi questi ho solo bisogno di accenderli. Qua è già tutto attaccato, tutto impostato. Lì è già quasi tutto attaccato e tutto impostato. Non ho attaccato voi e devo attaccare voi. Ah sì, non ho neanche attaccato te. Te non avevo finito di sistemarti. Perfetto, ora dovremmo esserci quasi. Che voi, bene, andate qua. Questo attacca qui, questo attacca qua. Questo va qua e attacca questi. E attacca anche questi due. E adesso qua è tutto attaccato. Perfetto, devo solo far partire. Tu vuoi il ferro? Tu vuoi il ferro? Il ferro arriva dal qua. Quindi ho bisogno di un separatore. In questo modo. Perfetto. Bisogno di uno qui. E te hai bisogno, vieni qua. No, cavolo, quasi finito la lastra. Ho finito le lastre, le travi. No, cavolo, non ci credo. Proprio adesso me ne mancano così poche. Ok, posso smantellare quello. E no, non questo. Ok, questi dovrebbero essere sufficienti. Vediamo se ne ho qualcun'altra in mezzo. 20. No, non ne ho altre. Maledizione. Quindi, infatti, lì la produzione del filo sta andando a pieno regime. Per
Perfetto. Qua è tutto attaccato, quindi tu parti qua, te ti elimino, e tu parti qua. Perfetto, anche il ferro sta andando. Ottimo, ottimo, ottimo. Quindi l'acciaio sta andando, il ferro sta andando. L'unica cosa che mi manca è la silice. Perfetto. Ed eccoci qua. Quindi tu, trattore, salva il percorso. Prodotti quarzo. Salva. Carica percorso, prodotti quarzo. Perfetto. Attiva il pilota automatico. Tu carichi, perfetto. Quindi adesso te t'attacco all'energia. Adesso l'unica cosa che devo attaccare è... Ma che cavolo... Te, quindi te, non esisti più, ma qua sopra dovrebbe esistere tutto. È tutto attaccato e manca solo l'importantissimo quarzo. E voilà! Quarzo in produzione. ...240 al minuto. E perché un nastro trasportatore di Mark 1? No, ho fatto un Mark 1 per sbaglio, maledizione. Manco me ne ero accorto. Questo però è Mark 3. Ok, va bene. Sopportabile, per ora parte comunque. Adesso devo solo recuperare il resto dei materiali per sistemarlo. Ma prima andiamo in base e vediamo un po' la fabbrica che prende vita tutta insieme. Ah, perfetto, guardate tutte le varie lucine che vanno. I lingotti sono dove devono andare, perfetto. Sì, tutti i lingotti sono dove devono essere, perfetto. Mi manca solo la silice per far partire il lavoro col cemento. Anche se per la verità posso in realtà far partire il lavoro col cemento io. Semplicemente caricando momentaneamente a mano e posso anche andare, perfetto. Ho anche recuperato un altro nodo di intanto che c'ero, quindi adesso c'è l'acciaio che va verso le acciaierie, il cemento che raggiunge le fucine, qua è il carbone che ne arriva dal deposito, che è abbondantemente pieno, così questi trattori non saranno mai svuotati e produce abbondantemente più carbone, più acciaio di quanto consuma al momento, quindi non dovrebbero esserci problemi. Poi faccio tutte le regolazioni di timer simili con calma. Adesso la cosa importante è vedere tutto che parte. E sembra che per ora stia andando tutto bene. Sta andando tutto alla grande. Quindi te hai bisogno del tubo d'acciaio e del filo. Il filo è qua, a cui
Adesso arriva il ferro che si sta ancora distribuendo in giro. I lingotti devono ancora finire di distribuirsi in giro dalle varie parti. Per esempio, qua sono a posto con la produzione del filo per gli statori necessari per il cablaggio automatico, e il cablaggio automatico sta producendo, perfetto. Voi state facendo le travi e vi sta arrivando il calcestruzzo, perfetto, perfetto. Lo state facendo tutti benissimo, ottimo, e quindi voi vi mancano solo i telai modulari. I telai modulari sono là che stanno aspettando che qui il rotore vada. No, questa è la lamiera intelligente. Ah, è qua, è qua, è qua. Ok, qui perché vi manca la sbarra di ferro? Perché alla sbarra di ferro non è ancora arrivato il lingotto. Ma posso anche a voi darvi un po' di input extra. Ah, ecco perché non stava andando nulla. E visto che ho fatto bene a fare i controlli, ora sta facendo le barre di ferro. E quindi sta facendo i telai modulari. Perfetto. Anche qui inizio a darvi un po' di a scaldarvi un po' dandovi un po' di materiale. Quindi qui adesso i telai stanno arrivando e le strutture polivalenti sono in produzione, perfetto. Alla miseria. Beh. Ah, questo al contrario. Maledizione. Ecco. Ora è dritto. E le prime strutture polivalenti sono in arrivo, perfetto. Qui invece dovrei avere le lamiere intelligenti, a cui manca il rotore. Quindi voi siete quelli che fanno i rotori, giusto? Sì. Ho il filo, mi mancano i tubi d'acciaio. Perché mi mancano i tubi d'acciaio? Perché il separatore non sta separando in maniera adeguata, quindi facciamo di un attimo rifare. Ah, ecco, ora i tubi stanno andando. È molto meglio, anche a te ti do un po' di carica. Perfetto, qua ci sono gli statori, qui ora stanno andando i rotori. I primi rotori saranno prodotti tra ora. Perfetto, non ne ho neanche di rotori da mettergli dentro per farlo partire in anticipo, ma qua la lamiera intelligente sta finalmente andando e ne ho due, perfetto. Le lamiere stanno finalmente iniziando a partire. Adesso devo solo aspettare che continui a produrre e piano piano si accumulerà tutto da dove deve andare, appena entra tutto a pieno regime, perfetto. Eccola qua la prima. Lamiera intelligente fatta. Struttura polivalente fatta. Cablaggio automatico, anzi, abbondantemente fatto.
Ottimo, ora devo solo aspettare un sacco di tempo, specialmente per queste. Ma nel frattempo, come potete immaginare, ho un sacco di cose da sistemare per far funzionare questa fabbrica come si deve. Inoltre, magari faccio qua, uso questo ferro avanzato per fare qualche rotore o statore simili di disavanzo da tenermi per l'utilizzo mio e queste cose qua. Ma non è affatto male. L'unica cosa che devo vedere se è arrivato è il. Sì. Sì, la silice sta arrivando. Ah, no, no. Okay, la silice sta arrivando, ma non era stata collegata. Oh, ups. Ok, infatti qui vuole servire il resto della silice e tutto il resto. Ok. Ora va meglio. Ora mi imposterò e mi sistemerò tutti i vari timer e tutte le cose che devono essere fatte. Ma questo è un ottimo livello di avanzamento e tantissima roba fatta. Il che vuol dire che nel prossimo episodio, intanto mi faccio un po' di commissioni e cose varie, a meno che non ci vogliano 1.000 anni perché si accumulino tutti i materiali, completiamo la fase 2 e andiamo avanti con le prossime milestone. Ma per ora qui. Quello che dovevamo fare è stato finito. Quindi, signore e signori, è stato un piacere avervi qua. Noi ci rivediamo nel prossimo episodio di Satisfactory. Ciao a tutti!